davvero terribile, una notte veramente da film horror, quella che si è venuta a creare a Roma, nella capitale, nella zona Casilino. Un incendio infatti è scoppiato all'interno di un camper in via Mario Ugo Guattari. Nel rogo è morta una povera ragazza, due bimbe, sul posto i vigili del fuoco e la polizia, tre sorelle di 28 e 4 anni, purtroppo hanno perso miseramente la vita. Erano Rom, si chiamavano Francesca, Angelica e Elisabetta. I genitori e i fratelli sono riusciti però a scappare dal rogo terribile che si è scaturito. Il camper si trova nel parcheggio di un centro commerciale. All'interno si trovava una famiglia, ripeto, di etnia Rom, formata da genitori e 11 figli complessivi. Le fiamme hanno letteralmente avvolto in modo completo il veicolo che si trovava in loco. La Procura di Roma ovviamente ha aperto un'inchiesta e sta indagando per omicidio volontario, oltre che per rogo doloso, per determinare anche le cause che hanno dato origine alla, per così dire, venutasi a creare fiamma. Ovviamente non sono mancate persone che si sono recate sul luogo per dare mazzi di fiori tra appunto rose rosse, lasciate proprio accanto alla carcassa del camper che ormai si trovava praticamente quasi tutto bruciato. Insomma, una storia drammatica ci porta a conoscere una situazione di una città, Roma, che si trova a vivere in una condizione devastante per colpa di questi episodi che si verificano e che non fanno bene sicuramente ad una città come questa che ha bisogno di solo un po' di tranquillità e di serenità, ma sono cose che purtroppo capitano soprattutto in genere nei mesi invernali, quando fa freddo e quando queste povere persone Roma sono costrette a accendere le bombole per riscaldarsi dal gelo dell'inverno. Ma qui è un caso piuttosto strano, anche perché ci troviamo a maggio e non fa particolarmente freddo, anche se le prime ore dell'alba sono abbastanza freddine, però non fa un freddo così elevato. Vabbè, adesso per l'ascolto, il video termina qua. Una storia veramente drammatica che ci deve indurre a una riflessione e ci deve far capire che cose come queste devono essere assolutamente evitate.